quando faccio sesso, il ritmo è più o meno questo. Dopo mi stanco. Secondo voi è abbastanza? Il tempo, non solo il ritmo, il tempo che ci ho messo, non è moltissimo, sarà un minuto e qualcosa. Però se viene fatto con intensità, una donna può anche godere, giusto? Io, secondo me, una donna può godere, vero? Anche se non è tantissimo il tempo. Vedete, ho anche il fiatone. Magari la faccio col cappello che... Scusate. Ecco, magari col cappello riesco a... Guardate. Ecco. Sì. Allora, praticamente, no, io quando faccio sesso... Allora, facciamo conto che qua ci sia una donna. Wow, wow! Una donna. C'è una donna. Guardate, io entro dentro, no? Facciamo finta che... Bloop. Entro dentro. E faccio più o meno così. Guardate. Whips! Whips! Se, no, non dico whips, tanto per darmi un po' di forza. Avrei bisogno di uno che mi stimolasse. Dai, forza Riccardo, una terza persona, no? Come quelli che vanno in canoa, che c'è il terzo, no? Che dà il ritmo. I fratelli a Bagnale erano, se non sbaglio. Vabbè, comunque, sono qui, no? Guardate. No, ditemi, perché io sento le donne che dicono quello sa scopare, quell'altro non sa scopare. Cioè... Io voglio capire se io so scopare. Mi chiedo se sia sufficiente. Secondo voi è sufficiente? Io mi sto impegnando, eh? No, mi sto impegnando molto. E quindi, secondo voi so scopare? Cioè, voglio dire, è così importante farlo per più di 3 minuti? Perché io, guardate, ho il fiatone. E io non lo so, ma... Bisogna fare sempre fatica al mondo, sempre tutta sta fatica per... Guardate il fiatone. Tutta sta cazzo di fatica per far godere una donna. Ma io veramente mi incazzo. Wapapi e pum! E dopo il pum... Dopo il pum... No, qua mi sa che... Mi vedo male che... Mi sa che dopo il pum voi siete ancora lontane dall'orgasmo. Una volta una mia amica, Isabelle, mi ha detto: sai che con Max ho provato l'orgasmo cosmico? Ma ecco, io miro all'orgasmo cosmico. E lei mi ha spiegato che si è sentita così parte dell'universo. Ecco, io vorrei che l'orgasmo cosmico, che dopo il mio pum... Facciamo un'altra prova. Prova di orgasmo cosmico. L'orgasmo cosmico deve essere una cosa, secondo me, capite, talmente intensa che finisce dopo il pum. Adesso rifaccio il pum. Allora, io facciamo conto che tiro bloop, tiro fuori, no?
entro dentro di voi, così, no? Faccio Wang, Wangavang e Wangaging. Ecco, dopo il Wangaging, secondo me, escono i miei calcoli organici, cosmici, dopo il Wangaging, secondo me dovrebbe esserci l'orgasmo cosmico. Se dopo il Wangaging non c'è l'orgasmo, io non so che cazzo fare, io, guardate, c'ho il fiatone. Ci sono donne che si accontentano del Wangaging? Volete bis? Vi rifaccio il Wangaging? Magari lo faccio finire con Wangagung? Ok, allora, io mi rialzo. Sono qui, tiro fuori il boom boom. Il boom boom è fuori, e entro dentro di voi, e Wangagung! E basta. Ecco, io vorrei che al Wangagung, capite? Anzi, no, facciamo così. Io lo tiro fuori, no? Tiro fuori il boom boom. Facciamo così. Voi siete qua, no? Vicino a me. Io tiro fuori il boom boom. E tirato fuori il boom boom, boom. Finita così. E voi avete provato l'orgasmo solo a vedere il mio boom boom. Il mio Wangaging, il mio...